Ciao ragazzi, anche tu hai un drone che fa long range, che ha sopra un DJI O3? Beh, allora sicuramente saprai che il segnale video è quello che più risente degli ostacoli e dei problemi di interferenza. E ovviamente se si interrompe il segnale video non c'è nient'altro da fare che far ritornare il drone a casa. Ed è per questo che oggi cercherò di fare alcuni test con delle antenne un po' particolari della JPRC. Sì, guardate che sistema enorme ho installato sui miei Goggle V2. Ecco, queste due antenne della JPRC sono particolari perché hanno la possibilità di poter funzionare sia in polarizzazione destra che in polarizzazione sinistra. E poiché io sul mio drone ho installato due antenne a diversa polarizzazione, a me fanno molto comodo. In particolare questa più grande è un array e ha un guadagno di 14 dB. Sì, ma attenzione perché il fascio d'azione è di circa 30 gradi. E così verrà supportato da quest'altra antenna che ha un fascio d'azione un po' più largo, intorno ai 50 gradi, ma con un guadagno inferiore, appunto proprio perché c'ha un fascio molto più largo ed ha un guadagno di circa 9 dB. In più utilizzerò questa antenna che ormai conoscete tutti, che sono stato costretto a mettere più alta, che è a polarizzazione circolare. E per ultimo questa, che utilizzavo per il DJI Avata o per il DJI FPV, che ha polarizzazione lineare e che è direttiva anch'essa. La proverò in questo contesto in cui conosco benissimo dove stanno le interferenze e fin dove arrivavo con le vecchie antenne. Ma vediamo insieme che cosa riuscirò ad ottenere. Ah, attenzione, le antenne della JPRC hanno un connettore di tipo SMA maschio, quindi per poter essere installate sui Goggles V2 hanno bisogno di alcuni adattatori. Vabbè, però sarà abbastanza semplice trovarli. Nel frattempo che aspettiamo che prenda il GPS il drone, vi faccio vedere questi belli contenitori in cui vengono consegnate le antenne e possono essere conservate. Questo è per l'antenna da 14 dBi e questa è per l'antenna da 9,4 dBi di guadagno. Eccola qua, piccola piccola. Vi ricordo di utilizzare sempre un terminatore 50 ohm sulla parte della polarizzazione che non viene utilizzata. In questo caso, poiché questa la usavo in RHCP, ho montato il terminatore a 50 ohm sulla parte LHCP. E lo stesso per quanto riguarda questa qua più grande. Eccolo qui, lo trovate qui, il terminatore a 50 ohm. Ecco qua, mi sa che ci siamo. Acquisiti abbastanza satelliti per partire. E si va. Segnale ancora buono, 50 megabit per secondo. Sto iniziando a salire. Ancora 50 megabit, teniamo alta la testa così quattro tacche di segnale. Trentanove megabit per secondo di video. Sono sul paese, qua in genere già scendeva tanto. Faccio un video, un giro, ecco qua, 20 megabit.
33 megabit. Faccio un video intorno alla chiesa. Eccoci qua. Decisamente migliore il segnale, è sceso solo una volta, è diventato arancione. Possiamo tornare indietro. Qui ogni tanto si interrompeva. 50 megabit il segnale. Qui dovrebbe abbassarsi perché sono dietro a una collina. Ed eccomi qui di ritorno. Sono veramente una bomba queste antenne, raga. Ovviamente sono un po' ingombranti, però fanno veramente il loro dovere. Ciao a tutti, al prossimo video. Ciao, ho provato a risponderti direttamente con il commento, però voglio dare una spiegazione in modo che anche gli altri riescano a capire un pochino la differenza tra ciò che è la polarizzazione, che tra l'altro ho già spiegato in un altro video, e quello che si chiama irradiazione o propagazione o qualche volta illuminazione addirittura delle antenne. Ecco, posso immaginare che sia abbastanza complessa la cosa. Dunque, quando dalle radio, tipo queste che vedete qui sotto, che sono quelle della mia stazione radio, fuoriescono degli impulsi elettromagnetici, questi arrivano fino alle antenne e le antenne non fanno nient'altro che convogliare questi impulsi verso l'esterno e far sì che arrivino alla stazione ricevente. Ecco, dunque, così come vi ho detto, la polarizzazione è il modo per polarizzare questi impulsi elettromagnetici, quindi sia quelli elettrici che quelli magnetici. Mentre invece la modalità di irradiazione è quello che fa effettivamente l'antenna, facendo uscire questi impulsi elettromagnetici, cioè li può far uscire se un'antenna è di tipo verticale, quindi come questa che vedete qui è un'antenna verticale, probabilmente la sua modalità di irradiazione sarà di tipo lineare e omnidirezionale, cioè che verrà irradiato tutto intorno a lei il campo elettromagnetico. Se invece ci sono davanti a questa antenna delle altre cose che quindi cercano di convogliare solo verso un punto, come vedete in quest'altra antenna, si avrà un'antenna direttiva, quindi con irradiazione di tipo direttivo, ma sempre con polarizzazione lineare. In questo caso, come la vedete, è verticale. E poi ci sono altri tipi di antenne, per esempio quelle a polarizzazione circolare, ma sempre omnidirezionale, come questa qua per la ricezione dei satelliti NOAA, oppure come quelle che ho qui sul drone, sono sempre antenne a polarizzazione circolare, ma di irradiazione omnidirezionale. E poi ci possono essere, per esempio, altri tipi di antenne, come ho già detto nel commento, a polarizzazione circolare ma direttive, quindi a irradiazione direttiva. Insomma, so che è complesso, però man mano vi spiegherò sempre qualcosina di più. Ciao a tutti e al prossimo video.